con il portiere Sorrentino, perché io devo fare un complimento al Pescara facendoti questa domanda. Com'è stato ammirare per 90 minuti una partita così di alto livello? È stato veramente bello, perché già venivamo da una buona partita fatta con il Pesaro, quindi abbiamo continuato la nostra scia, abbiamo fatto una grande partita contro una grande squadra, però dispiace di aver preso il gol proprio allo scadere della partita. È stato sostanzialmente impegnato solo su due uscite alte nel secondo tempo e tra l'altro in inferiorità numerica, per il resto un grande Pescara, poi sul gol non si poteva fare nulla se non magari guardare l'orologio e far passare, come diceva Uteri, un po' il tempo di recupero. Sì, abbiamo fatto una buona partita, abbiamo concesso poco, forse qualche calcio d'angolo, e poi noi in campo non lo sapevamo che era passato il tempo, quindi prendere gol proprio allo scadere e sapere che era passato di più di quello che aveva dato l'arbitro di recupero, un po' dispiace. Dispiace, però bisogna tornare a casa con delle certezze importanti che questa partita ha regalato, forse la prima vera partita in ottica playoff giocata da grande squadra del Pescara, sei d'accordo? Sì, assolutamente, abbiamo concesso poco contro il Modena, che è una grande squadra, non a caso è tra le prime. E sicuramente dobbiamo avere consapevolezza che anche noi siamo una squadra forte, e quindi secondo me potremmo continuare così molto bene.